Abbiamo adesso l'ultimo slot, diciamo, di l'ultimo progetto di cui parleremo, che quello è un progetto molto particolare in cui abbiamo diplomato dei caregiver che per i pazienti oncologici. Infatti il progetto si chiama Prenditi cura di chi cura il paziente oncologico, quindi questo è il tema, e lo facciamo con il professor Massimo Dominici, che è il direttore dell'oncologia del Policlinico e docente Unimore anche lui, e con il dottor Andrea Berti, che è il coordinatore infermieristico dell'oncologia. Sì, conviene, secondo me, cosa dici? Perfetto, vi lascio. Ah, vedi, aspetta, comincia lui, quindi. Allora, ah, vedi che già vi ero. Eccolo qua. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito per essere qui oggi con voi. E da dove nasce il progetto del caregiver in oncologia? Nasce semplicemente dall'importanza vitale che il caregiver rappresenta per un paziente oncologico, così come abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti, per tutte le persone che hanno necessità di assistenza e supporto. In una condizione ottimale in oncologia sarebbe bellissimo avere un caregiver fin dall'inizio, fin dal momento in cui viene comunicata una diagnosi, e che poi accompagni, aiuti inizialmente il paziente a superare l'impatto di quel momento e che possa accompagnare il paziente durante tutto il percorso che avrà davanti. E in Italia ci sono circa 8 milioni e mezzo di caregiver, poco meno della metà sono caregiver che assistono un paziente con diagnosi di tumore. E qualcuno li ha definiti il popolo degli invisibili, quindi qualcuno che silenziosamente accompagna il paziente all'interno di tutto il percorso, che entra e esce dagli ospedali, dalle farmacie, dagli uffici amministrativi, dalle sanitarie e quant'altro. Un lavoro molto silenzioso ma preziosissimo. Se oggi facessimo una fotografia di chi sono questi popoli degli invisibili, sono persone che hanno un'età media di 45 anni, che dedicano almeno 20 ore della propria settimana al paziente ad assistere o anche di più, e sono soprattutto donne, e nella maggior parte dei casi sono familiari, prevalentemente i coniugi o in alternativa i figli. Però questa popolazione è già destinata a cambiare, sta già cambiando, perché la nostra società sta cambiando. Ci abbiamo un bivio molto importante davanti, secondo me, da tenere in considerazione, perché da un lato abbiamo la medicina moderna che ci consente di avere un'aspettativa di vita più lunga, ma questo comporta anche il fatto che siamo una popolazione sempre più vecchia, quindi che richiederà sempre di più la presenza di caregivers. E dall'altra parte abbiamo famiglie che sono sempre più piccole, monogenitoriali o unipersonali, considerando anche il fatto che questo trend farà sì che sempre più spesso si innalzerà l'età media dei caregiver, e sempre più spesso poi i caregiver passeranno dall'altra parte del muro praticamente. Scusate, ho sbagliato. Quindi volevo semplicemente dire che secondo me abbiamo una sfida importante davanti, e questo progetto va in quella direzione. La sfida è far sì che queste due strade cerchino di convergere sempre di più e che restino parallele quanto più possibile. E credo che non lo si possa fare semplicemente contando sui caregiver naturali, ma semplicemente lo si possa fare attraverso un forte spirito di comunità. Vi saluto con una frase di Rosalind Carter, che diceva che ci sono quattro tipi di persone al mondo: sono coloro che sono stati caregiver, sono coloro che sono caregiver e coloro che saranno caregiver, ma soprattutto sono coloro che prima o poi avranno bisogno di un caregiver. E se ci pensiamo bene, queste quattro persone possono essere anche la stessa persona. E passo la parola al prof. Dominici, che ci spieghi il progetto nel dettaglio. Ma intanto buongiorno a tutti, grazie alla direzione generale dell'azienda per l'invito, e grazie ad Andrea Berti per aver introdotto così bene il tema. Da dove nasce questo progetto e perché ne parlo qui questa mattina?
Nasce un po' dal periodo del Covid, quando molte delle associazioni che operavano all'interno del centro oncologico modenese non l'hanno potuto fare per evidenti motivi di protezione sia dei pazienti sia degli stessi volontari. Ed è stata una voce insistente da parte dei volontari: vogliamo tornare, vogliamo essere di aiuto, vogliamo tornare nelle corsie dei reparti. E quindi diciamo, consideriamo un po' il periodo del Covid come un periodo medievale, no? Della sanità, dove insomma abbiamo passato momenti bui, e questo tutti quanti possiamo ammetterlo. Per cui voglio anche vedere questa giornata come un momento un po' rinascimentale, permettetemi. E devo dire, accenno storico, nel Rinascimento l'umanesimo ha avuto un ruolo importante, molto importante. E ricordo un certo Pico della Mirandola che nell'umanesimo ha messo veramente al centro l'uomo. Quindi in questo modo, secondo me, Modena ritorna un po' alla sua vocazione di umanesimo applicato alla sanità. E i volontari in questo senso hanno un ruolo importante, perché portano al centro il paziente. Qui ci sono tutte le persone che con ruoli diversi hanno consentito questo progetto. Un progetto nato quest'estate, nato diciamo nel 2023, e ho parlato con la Giovanna Cuomo, poi con la Maria Rita Garzia e poi con Claudio Vagnini, e devo dire sono stati subito di grande supporto, e quindi abbiamo cominciato a capire come potevamo, che tipo di progetto potevamo portare avanti per questa figura di caregiver, che è una figura un po' veramente poliedrica, no? Quindi per cercare di capire che cos'è il caregiver vuol dire donatore di attenzioni, e in epoca di intelligenza artificiale ho chiesto a ChatGPT come vedeva lui, come un programma di intelligenza artificiale vedeva il caregiver, quindi una persona molto umana valutata da un software, quindi da un programma. E in effetti non è che ci ha sbagliato molto, quindi non sto a leggere tutto quello che il programma di intelligenza artificiale ha generato, però è sorprendente vedere che tipo di definizione ha dato. Poi gli ho chiesto di più. E ho chiesto cosa fa il caregiver, e lì veramente sono rimasto a bocca aperta, perché ha dato nell'arco di pochi secondi 11 ruoli che sono veramente ruoli per i quali solo per uno di essi ci vorrebbe, non dico una laurea, ma quasi. E tutto questo veramente, quando uno diventa caregiver, ti arriva addosso nell'arco di un secondo. Basta il nome di una diagnosi, basta in oncologia, basta la diagnosi, purtroppo. Capita al paziente, capita ai familiari. Per cui sono 11 ruoli che un familiare, un amico, una persona vicina improvvisamente si trova a dover affrontare, in realtà senza che nessuno glieli spieghi. E questo è incredibile, come la natura umana si adatti a queste situazioni. E lo fanno in tempi rapidi. Quindi la domanda che mi sono fatto, ma chi insegna tutto questo a un caregiver che definiamo per necessità? Il babbo, la mamma, il figlio, insomma, diventano caregiver per necessità. E a questo punto, unendo questa considerazione con il fabbisogno dei volontari, abbiamo cominciato a ragionare su un concetto. Possiamo pensare a figure di caregiver per scelta, cioè gente normale che sta bene, svolge una vita normale, che vuole dedicare del tempo per diventare un caregiver per scelta. E quindi è nata dalla presenza di un forte volontariato attorno all'oncologia. E quindi abbiamo cominciato a pensare ad un progetto di caregiver per scelta. In una prima fase che abbiamo completato è la formazione di caregiver volontari. Vari oratori prima di me hanno parlato di formazione, importante, perché ovviamente è delicato l'ambiente, quindi bisogna essere pronti a questo. E quindi la prima fase di formazione. La seconda fase, formazione per portare attenzioni nei reparti, e poi una seconda fase, qualora le cose dovessero andare bene, eventualmente valutare anche nei domicili.
Si tratta di umanizzare le cure, soprattutto si tratta, dal mio punto di vista, di creare una coscienza sociale dell'aiuto sanitario. La sanità siamo anche noi, e anche noi possiamo fare qualcosa per i pazienti. Infine, ultimo ma non ultimo, l'aumento della consapevolezza del valore delle associazioni. Che vedete qui citate, non le menziono, ma sono, immagino, a voi ben note. Quindi abbiamo fatto un programma nato grazie alla collaborazione della direzione, è intervenuto il sindaco, insomma veramente abbiamo avuto una grande adesione e abbiamo affrontato tutti i vari temi che non sto a citare per brevità, ma che vedete qui. Abbiamo parlato di massimi sistemi, ma siamo andati anche a parlare di stomie, cioè abbiamo dovuto affrontare anche questi aspetti. E dopo questo corso di quattro mattinate molto intense, anche grazie alla collaborazione dell'ASL, del territorio, dei medici di medicina generale con il presidente della direzione sanitaria, siamo arrivati all'ultima giornata, che è stata alla fine di novembre. In questa giornata sono emersi quelli che hanno deciso di fare i caregiver per scelta e di cominciare a lavorare con noi nel reparto di oncologia prima, poi se le cose dovessero andare bene in ematologia, nella medicina oncologica, per far sì di realizzare questa missione. Che cosa abbiamo imparato? La prima cosa è che c'è una grande attenzione delle istituzioni sanitarie sul tema. Abbiamo definito cosa fa il caregiver, abbiamo avuto l'esperienza della Fondazione Hospice, vedo la dottoressa Nasi tra di noi questa mattina, dove questa esperienza è già in essere, quindi si può fare, la ringraziamo ancora per il suo bel intervento. Abbiamo anche affrontato aspetti psicologici, perché questo è un oggetto da maneggiare con cura. Abbiamo avuto i nostri psicologi, la dottoressa Dondi, la dottoressa Razzaboni, la Katia Ghinelli, che hanno raccontato qual è l'impatto psicologico, e poi gli aspetti etici, no? Avremo poi un relatore eccezionale dopo la mia presentazione, che parlerà anche di aspetti etici. E finisco, abbiamo imparato qual è l'importanza del personale infermieristico, è il motivo per cui ho voluto che Andrea fosse presente. Parlando del sistema PIC Indolor, scherzando, insomma, ma paziente, infermiere, caregiver, come una triade che potrà avere un'importanza fondamentale a livello assistenziale. In oncologia lo è già, ma lo vogliamo ulteriormente enfatizzare grazie appunto a questo progetto. Infine, mi sembra ovvio concludere dicendo come la figura di un caregiver formato in questo senso diventi veramente un modo per umanizzare le cure e per avere una figura intermedia che possa portare questa umanizzazione al suo compimento. In occasione della nostra giornata di ricerca, quindi il giorno 15 di dicembre, abbiamo dato, lo accennava prima Gabriele, abbiamo premiato coloro i quali si sono fatti avanti, che cito in questo caso, e vedremo anche peraltro nel video, Gabriella, Maria, la Cristina, Simona, cominceranno a lavorare nel nostro reparto, condividendo questo percorso e cercando di fare qualcosa davvero importante, quindi diventare caregiver per scelta. Gli abbiamo chiesto se erano pronti, la risposta è stata sì, per cui sono ben contento di essere con voi questa mattina per presentarvi qualcuna delle loro testimonianze. È un percorso, siamo all'inizio, avremo modo di capire come andrà nel tempo. Devo ringraziare Gabriele e l'ufficio stampa e comunicazione, perché hanno fatto veramente, devo dire, un grande lavoro, per cui consentitemi, chiedo un applauso per loro, perché sono stati veramente bravi. E faccio partire, spero con una certa autonomia. Buongiorno, io sono Grazia. Tramite la TV ho conosciuto praticamente che c'era un corso per caregiver oncologico volontario. Allora praticamente
mi sono presentata e ho frequentato il corso. E durante il corso mi sono anche iscritta all'associazione Aurora, che è volontari del centro oncologico qui del COM. Il motivo per cui mi sono iscritto e per cui penso di voler fare il caregiver è perché io ho bisogno, sento il bisogno, e ma mi piace soprattutto avere la relazione un po' personale con la gente. È un'esperienza nuova questa. Quello che posso dire è che io ce la metterò tutta a livello di volontà di dare, però anche con i miei limiti, quindi io a priori do tutta la mia disponibilità. Ho capito che c'è necessità, soprattutto girando le degenze, e quindi io spero in qualche maniera che io e insieme a me si vengono coinvolte più persone, perché è vero, è un'esperienza un po' tosta, però è un'esperienza che quando molte volte vai a casa ti si stringe lo stomaco, però nello stesso tempo ti dà veramente tanto. Cioè, io ritorno a casa che la sera mi chiedo: potevo fare di più? Che cosa non ho fatto? Che cosa non ho capito dietro le parole che voleva dirmi? Però mi sento anche gratificata. Se sono riuscita per 5 minuti a distrarlo da una situazione, che sei in una stanza da solo, magari rubargli anche il sorriso, per me io ho ricevuto più di quanto dato. Buongiorno signori e signore, io oggi mi trovo qua al COM e volevo dirvi due parole: l'importanza di donare il nostro tempo alle persone che hanno bisogno. Io ho fatto un corso giustamente di caregiver qua al Policlinico e mi sono trovata molto bene, molto interessante. Ci hanno insegnato il bisogno, la necessità di stare vicino alle persone e nei momenti difficili della vita che uno li capita. E io mi è toccato molto il cuore, perché so che la cosa più bella è donare il nostro tempo alle persone. Tante volte le parole non bastano, non ci servono, solo stare vicino, guardargli agli occhi. È per questo che mi sono impegnata e vorrei essere vicino alle persone e vorrei dare il mio tempo, aiutare, e vorrei fare anche un appello alla gente, tanto giovane, non tanto giovane, di impegnarsi con le persone, con la società, perché c'è bisogno un po' più di umanità, un po' di empatia per poter stare con la gente, per poter farli sentire almeno un po' amati, benvoluti, le persone che si trovano in difficoltà e con dei problemi di salute. E tanto bene anche, ci sono tante persone che non hanno familiari, che si trovano da soli. È per questo che io mi sono impegnata e vorrei essere in primo piano con la gente per aiutare. Buongiorno, io sono Grazia. Tramite la TV ho conosciuto praticamente che c'era un corso per caregiver oncologico volontario. Allora praticamente mi sono presentata e ho frequentato il corso. E durante il corso mi sono anche iscritta all'associazione Aurora, che è volontari del centro oncologico qui del COM. Il motivo per cui mi sono iscritto e per cui penso di voler fare il caregiver è perché io ho bisogno, sento il bisogno, ma mi piace soprattutto avere la relazione un po' personale con la gente. È un'esperienza nuova questa. Quello che posso dire è che io ce la metterò tutta a livello di volontà di dare, però anche con i miei limiti, quindi io a priori do tutta la mia disponibilità. Ho capito che c'è necessità, soprattutto girando le degenze, e quindi io spero in qualche maniera che io e insieme a me si vengono coinvolte più persone, perché è vero, è un'esperienza un po' tosta,
però è un'esperienza che quando molte volte vai a casa ti si stringe lo stomaco, però nello stesso tempo ti dà veramente tanto. Cioè, io ritorno a casa che la sera mi chiedo, potevo fare di più? Che cosa non ho fatto? Che cosa non ho capito dietro le parole che voleva dirmi? Però mi sento anche gratificata. Se sono riuscita per 5 minuti a distrarlo da una situazione che sei in una stanza da solo, magari rubargli anche il sorriso, per me, io ho già ho ricevuto più di quanto dato. Buongiorno signori e signore, io oggi mi trovo qua al COM e volevo dirvi 2 parole, l'importanza di donare il nostro tempo alle persone che hanno bisogno. Io ho fatto un corso giustamente di caregiver qua al Policlinico e mi sono trovata molto bene, molto interessante, ci hanno insegnato il bisogno, la necessità di stare vicino alle persone e nei momenti difficili della vita che a uno gli capita. E io mi è toccato molto il cuore, perché so che la cosa più bella è donare il nostro tempo alle persone. Tante volte le parole non bastano, non ci servono, solo stare vicino, guardargli agli occhi. È per questo che mi sono impegnata e vorrei essere vicino alle persone e vorrei dare il mio tempo, aiutare. E vorrei fare anche un appello alla gente, tanto giovane, non tanto giovane, di impegnarsi con le persone, con la società, perché c'è bisogno un po' più di umanità, un po' di empatia per poter stare con la gente, per poter farli sentire almeno un po' amati, benvoluti, le persone che si trovano in difficoltà e con dei problemi di salute. E tanto bene anche, ci sono tante persone che non hanno familiari, che si trovano da soli. È per questo che io mi sono impegnata e vorrei essere in primo piano con la gente per aiutare. Buongiorno, io sono Grazia. Tramite la TV ho conosciuto praticamente... Io direi... Grazie ai nostri volontari, grazie alla direzione per questo supporto, grazie a tutti voi di essere qua stamattina per apprezzare, credo, lo sforzo di questa azienda in un momento in cui la sanità è in difficoltà, ma che necessariamente vuole guardare in avanti con i suoi operatori e con una nuova visione sul futuro. Grazie ancora a tutti. Grazie al professor Dominici.